Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. Siamo con il consorzio Prosciutto di San Daniele. È con noi il presidente Giuseppe Villani. Questa area di festa. Ma area di festa si è sempre svolta fisicamente nel paese di San Daniele. È un paese piccolo, ma distribuito nelle pendici di una piccola collina, e la gente gira molto volentieri e si preparano decine e decine di tavolate, e migliaia di persone vengono, soprattutto non solo dall'Italia ma anche dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Baviera. Questa area di festa che si svolge nel paese tutti gli anni è forse la più distribuita, la più grossa che c'è in Italia per quello che riguarda il cibo, e viene vissuta molto dagli abitanti del paese, che tutti partecipano con grande entusiasmo e molti di volontariato a distribuire queste fettine di prosciutto, e viaggiano migliaia di piatti con le fettine di prosciutto in giro per il paese. Insomma, un San Daniele in festa a tutti i livelli. A tutti i livelli. Noi come consorzio cerchiamo di esportare questa sensazione. Quindi per noi fisicamente area di festa è lì, ma virtualmente cerchiamo di pubblicizzarla in tutta Italia, perché riteniamo che il prodotto è talmente prelibato fa sì che la gente si fermi un attimo a riflettere, non mangiando una fetta di prosciutto qualsiasi. Quindi in quel momento lasciano da parte i loro pensieri, e noi trasmettiamo questo prodotto assieme all'ambiente, che è un ambiente sempre più curato come l'ambiente del tagliamento, e per cui il nostro desiderio è quello che il consumatore, nel momento in cui lo assaggia, ha anche un momento di relax e di tranquillità, e anche di fiducia, perché il prodotto è veramente... Ecco, due battute sull'andamento del consorzio. Insomma, abbiamo letto in conferenza dei dati positivi. Sì, l'andamento è un andamento positivo. Per noi che abbiamo subito grossi incrementi di costo in questi ultimi 12 mesi, parliamo più di miglioramento che non di aumento, ma non è più neanche la nostra voglia di aumentare le nostre vendite, perché i suini sono quelli italiani, e quindi noi parliamo di miglioramento. Il miglioramento coincide con la sostenibilità, e quindi il nostro obiettivo, e noi lavoriamo per quello, è quello di far sì che il prodotto sia sempre più un'eccellenza. Con Giuseppe Villani è tutto, alla prossima eccellenza.